Giacomo Apostolo, come ci racconta il Vangelo, è tra i primi chiamati degli Apostoli di Gesù, insieme a suo fratello Giovanni e a Pietro e ad Andrea. È testimone privilegiato di tanti episodi della vita di Gesù ed è il primo Apostolo a morire martire. Queste le notizie del Nuovo Testamento. La tradizione però ci rivela che San Giacomo annunciò il Vangelo in Spagna e precisamente nella regione oceanica della Galizia e lì venne riportato dopo il suo martirio a Gerusalemme. Ora, San Giacomo lo vediamo molto spesso raffigurato così, come un pellegrino, con il bastone, la borraccia dell'acqua con la zucca, il cappello del pellegrino con la conchiglia e la mantella. Perché? Perché nell'813 le sue spoglie furono miracolosamente ritrovate dall'eremita Pelagio e dal vescovo Teodomiro, e da allora tutti i popoli dell'Europa cominciarono a pellegrinare verso quello che è diventato il santuario più famoso dell'Europa, Santiago de Compostela. E San Giacomo si presenta come pellegrino perché pellegrini sono i suoi devoti. Ancora oggi centinaia di migliaia di persone da ogni parte della Spagna e d'Europa raggiungono a piedi la tomba dell'Apostolo Giacomo. E i pontefici hanno sottolineato come questo luogo sia fondamentale per l'identità dei popoli europei, alla radice della loro unità e capace di additare valori per il loro cammino comune. Una figura evangelica, di apostolo, testimone del Signore, ancora attuale per il cammino dei popoli, dell'Europa e del mondo. Giacomo, detto il maggiore, fratello di Giovanni Evangelista, era uno dei 12 apostoli di Gesù. Compiutasi la vita terrena di Gesù, gli apostoli iniziarono a girare il mondo per portare la parola del Vangelo. Fu così che Giacomo giunse nella penisola iberica, spingendosi dall'Andalusia fino alla remota e celtica Galizia. Quando alcuni anni dopo ritornò in Palestina, Re Erode Agrippa lo fece prigioniero e lo decapitò. I suoi discepoli, Teodoro e Attanasio, rubarono il corpo e con una barca lo riportarono nelle terre della sua predicazione, dandogli una degna sepoltura. Passarono i secoli e per una serie di eventi la tomba venne dimenticata e se ne persero le tracce. Accadde che nell'813 un eremita di nome Pelaio per più notti di seguito notò su di un colle strane luci che sembravano stelle cadenti. Una notte ebbe in sogno San Giacomo che disse: «Là dove c'è quella pioggia di stelle troverai la mia tomba». L'eremita si recò sul luogo, scavò e portò alla luce un'urna di pietra nella quale c'erano i resti di un uomo decapitato. Informò il vescovo del luogo, Teodomiro, che riconobbe la veridicità del ritrovamento e diede la notizia a Papa Leone III, al re delle Asturie Alfonso II e all'imperatore Carlo Magno. Sul luogo venne costruita una prima chiesa, intorno alla quale cominciò a svilupparsi un piccolo borgo. Sono gli albori della città di Santiago, da San Giacomo, de Compostela da Campus Stele, ovvero il campo delle stelle, la terza città santa della cristianità dopo Roma e Gerusalemme. Da allora cominciarono a prodursi i primi pellegrinaggi. Lungo il cammino si svilupparono una rete di servizi per il sostentamento del pellegrino, chiese, monasteri, ospedali e locande, strutture in parte ancora visibili ai nostri giorni. Nacquero paesi, furono costruite strade e ponti. Il cammino conobbe un forte declino a partire dal XVIII secolo e molte delle infrastrutture caddero in disuso. La ripresa iniziò dopo la visita di Papa Giovanni Paolo II, nel 1989. Da allora ci fu un forte e continuo crescendo fino a raggiungere le decine di migliaia di pellegrini ogni anno. Dal 1993
Il Cammino di Santiago è considerato dall'UNESCO patrimonio